Sono molto contenta di essere qui con due artisti eccezionali che magari molti di voi già conosceranno, che sono Tony Di Terlizzi e Philippe Rive. Ho avuto la fortuna di aver pubblicato entrambi nel mio catalogo, prima quando ero in Mondadori e adesso Philip in Giunti, e sono due artisti che hanno una voce molto originale, molto caratteristica, quindi molto diversi tra loro, ma nello stesso tempo hanno qualche elemento in comune. Il primo è che entrambi hanno un talento incredibile nella capacità di creare mondi strani, bizzarri, un po' folli. Ad esempio Tony ci illude che il fantastico non sia lontano ma nel mondo quotidiano, quindi in Spiderwick i tre bambini protagonisti arrivano in una casa nuova e scoprono che dietro ogni buco del muro c'è un goblin, un troll non particolarmente rassicuranti. E sono mondi in cui si riesce quasi a percepire di poterci girare, sono mondi tridimensionali, sono molto vivi, sono molto veri per quanto siano completamente fantastici. Allora, la prima domanda che io farei a ciascuno di loro è se tra i tanti mondi che sono riusciti a creare ce n'è uno in particolare a cui loro tengono e se ce lo vogliono un po' presentare. Well, I think that the fantastic worlds that I create are really just me as an author or storyteller trying to process the real world. I think those are the stories that I always take to heart, the ones that I cherish. Whether I go to Never Never Land or Narnia or Middle Earth or Westeros, I feel like those types of stories, there's always a kernel of real truth that's applicable to our real world, and those are the types of stories that I try to create. So it's, even though it's happening in a fantastic setting, it's very much a conversation about things that are happening in my real life. Philip? Yes. Direi che i mondi fantastici che creo, almeno per me, sono tutti semplicemente un modo per me di comprendere meglio il mondo reale. E direi che questo vale anche per i mondi fantastici che io apprezzo di più. Pensiamo a Narnia, a Westeros, alla Terra di Mezzo. In realtà c'è sempre un nocciolo di verità, di cose che sono importanti per noi, per la nostra vita reale, anche se si tratta di mondi così immaginari. E questo è quello che io cerco di fare con le mie storie. Yes, I'd agree with everything that Tony said. Fantasy world is only really of any interest. It only works if it connects in some way to our world. It has to have that anchor in reality. And most of the worlds I create in my books are, they kind of reflect whatever interests me at the time that I'm writing. And so my favorite tends to be the one that I'm working on at the moment, because that's what contains my current interests. So the world of Capolinea per le Stelle is currently where my imagination lives, in this futuristic rail network that crosses the galaxy. So I'm fond of the older worlds I've created, but I'm kind of done with them. You know, they're old and dusty. They're up in the attic, and this is the one that sparks my interest now. Okay. A proposito di scusate, sono d'accordo. E direi che sì, la fantasy soprattutto funziona soltanto se riesce ad avere dei collegamenti forti con il mondo reale. Per me, in realtà, nei miei libri io parlo sempre di cose che in quel momento per me rivestono un grande interesse, per cui devo dire che il mondo fantastico che
a cui sono più affezionato è sempre quello del libro che sto scrivendo in quel momento, perché rappresenta il mio interesse principale del momento. Quindi per adesso vi direi che è quello di Capolinea per le Stelle, questo mondo futuribile con un sistema ferroviario che collega l'intera galassia. Per cui degli altri vi dirò, ci sono affezionato, ma sono vecchi e polverosi e ormai li ho messi in soffitta, per così dire. A proposito di Capolinea per le Stelle, parlando con gli organizzatori di Lucca, noi ci siamo detti che è un po' una metafora di Lucca. Adesso ci faremo raccontare un pochino di più da Philip di che cosa si tratta, ma sostanzialmente in Capolinea per le Stelle esiste un universo in cui attraverso dei tunnel invisibili, dei treni velocissimi possono collegare mondi lontani anni luce in pochi istanti. Quindi se io alzo gli occhi al cielo e vedo il sole, dopo pochi istanti quello che era il mio sole diventerà una stella lontanissima. E Lucca è un po' questo, che arrivi in città e vieni immediatamente catapultato in universi, uno diverso dall'altro, molteplici, dove uno può perdersi completamente. Quindi chiederei brevemente a Philip se ci dice qualcosa di più di questo universo così strano, dove esistono, per dire, i monaci alveari che sembrano degli esseri umani, ma in realtà con delle sembianze perfettamente umane. Guardandoli da vicino sono colonie di migliaia di insetti che si muovono in modo coordinato e quindi danno l'illusione di una sembianza umana. Quindi è un mondo anche bizzarro, che toglie il fiato da quanto è strano, ma in cui si cade come se fosse vero. Quindi, se ci dice qualcosina di più di questo mondo. Yes, and it is like a, you know, Lucca does connect with it in many ways. The third book in this series, which I'm writing at the moment, starts with a festival in a city, and I'm going to have to go home and rewrite the whole first few chapters, because suddenly I know exactly what it's like to be in a strange city with sunshine and aliens and people walking around. Would you like to translate that while I think of the next thing? Okay, yes. Sì, direi che in effetti è vero, c'è una forte connessione con il tipo di esperienza che si fa a Lucca. E in effetti all'inizio del terzo libro avevo pensato di mettere proprio un grande festival, un grande raduno che si tiene in una città. Adesso però devo andare a casa e riscriverlo da capo, perché adesso ho l'esperienza vera di quello che è essere in una città dove c'è il sole che splende e degli alieni che vanno in giro in città. Ora lo so. But basically, but basically, the book is it's a love letter to all the science fiction and fantasy worlds that I grew up loving when I was a kid, and so it has lots of different planets, and the different planets have different environments and atmospheres, and there are robots and artificial intelligences and sentient trains and people made out of hives of intelligent insects wandering around. But it needs that anchor in real life, and so that I think is why I chose, rather than having my heroes travel between these worlds in spaceships, is to have them travel by train, because there's something both very ordinary and very romantic about trains. And that they became the kind of core image for this book, and they're the heartbeat of it. Okay. Direi che questo libro rappresenta la mia lettera d'amore a tutti quei romanzi fantasy e soprattutto di fantascienza che leggevo da ragazzino. Ci sono tanti diversi pianeti, ognuno con la sua atmosfera, ognuno con un mondo completamente diverso. Ci sono i robot, ci sono i treni senzienti, ci sono, come diceva prima, dei personaggi che in realtà sono fatti da colonie di insetti. Per cui è tutto estremamente fantastico, ma per ancorarlo nella vita reale non ho voluto mettere le astronavi, ma ho deciso che tutto funzionava con i treni, perché credo che ci sia qualcosa di estremamente comune e normale in un treno, ma anche di estremamente romantico, ed è il motivo per cui il treno è diventato l'immagine cardine di questo mondo.
Adesso invece avrei una domanda per Tony, perché un'altra cosa che hanno in comune Tony e Philip è che entrambi hanno uno straordinario talento sia per disegnare che per scrivere. Sono autori a tutto tondo, quindi possono illustrare o scrivere una storia creando in entrambi i casi dei mondi affascinanti, veramente affascinanti. Non so se siete già andati a Palazzo Ducale, ma c'è una mostra molto bella di illustrazioni di Tony, e sono talmente ricche di dettagli da essere narrative. Cioè, la mia sensazione mentre le guardo è che ogni illustrazione in realtà contenga in sé una storia, non sia solo un disegno esornativo. La cosa che volevo chiedere a Tony, se effettivamente lui mentre disegna ha in mente delle storie particolari, e se ce n'è una casomai che ci vuole raccontare rispetto alle tavole che sono in mostra. First of all, I'm very honored to be in a palace. This will be my first time having my art hanging in a palace, and so I was very humbled by that. This beautiful architecture, and then there's my art. I was the kid in grade school who sat in the back of the classroom, and while the teacher was in the front of the class, you know, wah, 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 I was in the back just drawing. And it was, the drawings were never a single image really, but like a moment in a narrative that was playing like a movie in my brain, whether I was drawing Star Wars spaceships or characters from The Dark Crystal or my Dungeons and Dragons adventures. And that just evolved into how I now develop stories. So they often start with a drawing of the protagonist, the character, the main character of the story. And I will do these little drawings and try to figure out who the character is and how it grows. So it kind of starts with a little sketch, and then I start to make notes. If you were to go into the exhibit, there's an image of a girl lying on the ground from The Search for Wandla. I'll stop there and then let you narrate. Intanto devo dire che sono onorato perché è la prima volta che i miei lavori vengono esposti in mostra in un palazzo, e c'è questa architettura così imponente e ci sono le mie cose dentro, e questo mi ha veramente un po' imbarazzato, ma mi ha fatto piacere. Devo dire che io ero il ragazzino, quello che in classe, mentre l'insegnante parla, sta proprio in fondo e continua a disegnare per i fatti suoi, ma non disegnavo mai una immagine singola, era più come un fotogramma di un film che andava avanti nella mia mente, per cui disegnavo cose da Star Wars, da Dark Crystal, oppure delle cose di Dungeons and Dragons, come poi ho fatto per anni. E devo dire che per me era proprio un momento in una narrazione che continuava. E anche adesso quello che faccio quando devo pensare a una storia, di solito inizio facendo dei disegni, degli schizzi a dire il vero del personaggio, e cerco di capire come il personaggio evolverà. Se andate a vedere la mostra, c'è questa immagine all'inizio di una ragazza sdraiata a terra, ed è da Search for Wandla. There's the hero, the heroine's name is Eva Nine, and it was one of the first pictures I drew. She's laying on the ground and she's looking at a small tuft of moss, and she sees the tree in the moss, and she's wondering, will I be as insignificant as moss, or will I grow to become a tree? And this is a question I have asked myself over and over again throughout my entire life. It is now the question I think of my daughter and her life and everybody. And that type of questioning, the story now grows from that. What will this character go through to discover whether she, in her mind, will be a tree or moss? And the fact that maybe being moss, there's nothing insignificant about any life at all. And so
that's how it starts to come out of me. It's really me questioning life. But the art is only a piece. It's not the whole. It's not the whole. There are gears to make a bigger thing. The final piece of artwork is the book. It has to be the words and the pictures working together. That, for me, is the final piece of artwork. Okay. Questo personaggio che, di cui stavamo parlando, appunto, è Eva 9, che è sdraiata sul muschio e sta osservando una piccola zolla coperta di muschio. E nella mia mente l'idea è che lei si sta domandando questi piccoli pezzettini di muschio ricordano gli alberi e si chiede se la sua vita sarà insignificante come il muschio oppure se crescerà e si trasformerà in un albero imponente. E queste sono le domande che io stesso mi faccio, che mi facevo sulla mia vita, che adesso mi faccio sulla vita di mia figlia. Ma il fatto è che l'importante avviene quando nella sua mente c'è la consapevolezza che nessuna vita è insignificante, il muschio non è insignificante, tutte le vite hanno il loro valore. E il fatto è proprio di continuare a interrogare la vita e dare delle piccole risposte. Queste piccole risposte, che sono le mie immagini, però in realtà funzionano semplicemente come dei pezzettini, come degli ingranaggi, perché poi il lavoro finale è questo libro. Il lavoro finale è quando le immagini e le parole convivono per creare un significato. Andate a vederla perché è un'immagine meravigliosa. E io ringrazio Luca perché in realtà, parlando con loro, leggendo i loro libri, in realtà me ne sono innamorata e ho provato tantissime emozioni leggendole. E sentir parlare loro mi stanno confermando il perché io mi stavo innamorando del loro modo di scrivere e di disegnare. Però questo ci porta a un altro degli argomenti che mi affascina in entrambi i due autori. Entrambi, non so perché, sembrano essere affascinati dai robot, dagli androidi. Allora, uno dei miei personaggi preferiti in Capolinea per le stelle, ad esempio, è un androide, è Nova. È un androide che sa di essere un androide, ma sogna e si personalizza in qualche modo, si fa le lentiggini perché è in realtà molto vicina all'umano. E quindi io chiederò a Philip di parlarmi un po' di Nova. E invece nella storia di La ricerca di Wandla, di cui ci stava parlando adesso Tony, Eva 9 in realtà vive a 12 anni quando la conosciamo, ma ha vissuto la sua intera vita insieme a un robot che lei chiama Mother, scritto Mutr, perché lei non sa neanche scrivere e leggere, perché ha vissuto in totale isolamento con questo robot. Quindi addirittura la madre è una figura di robot. Quindi chiedo ad entrambi se ci raccontano di Nova e di Mother e da dove gli nasce questa passione per i robot e gli androidi. Yeah, I don't know. One of the things, I don't plan books. I never sit down and think, what are the themes of this book going to be? And then start writing it. I just start writing and I see what happens. And one of the things that happened when I was writing this was that a lot of the characters who came into the story are now not actually human. They're machines of one sort or another, and Nova is she's humanoid. The others are trains and sort of strange artificial intelligences that live in the internet. But Nova is a humanoid robot, and she thinks she's human. She knows she's a robot, but she doesn't see that stops her, that makes her any less human than the rest of us. Is being human a question of your biology, or is it about how you think and how you feel? So I guess that's the one of the things at the heart of the book. And Nova is, she is one of the most human characters in the story, I think. She's very alive. She enjoys life. She has a sense of humor. She likes tinkering with herself. She likes giving herself freckles and stuff like that. So yeah, she is the in a way the most attractive character in the book, I think. She's much more certain of herself in a strange way than the human characters are.
Non mi metto a pianificare un libro, non mi domando, ok, adesso scrivo un libro, quali saranno i temi che ci metterò? Io semplicemente inizio a scrivere. E scrivendo questo, mi è capitato che una grande quantità di personaggi fossero non umani. Ci sono dei treni senzienti, ci sono delle intelligenze artificiali che vivono nella rete e c'è Nova, che è un androide, ma in realtà si sente umana. E sicuramente non è meno umana dei personaggi umani, perché la domanda è: allora è la tua biologia che ti rende umano, o è quello che senti, o sono le tue emozioni? Per questo credo che sia forse più umano dei personaggi, è estremamente viva, ha un grande senso dell'umorismo, si diverte anche a farsi le lentiggini, per esempio, quindi a cambiare il suo aspetto. E per questo motivo penso che forse Nova sia il personaggio più amabile di tutto il libro. Sì, aggiungo solo una cosa, perché uno dei primi commenti dei blogger, c'è stata proprio una blogger che ha scritto una frase tipo: e poi ti trovi a commuoverti per il destino di un androide, che è effettivamente quello che succede mentre leggi. She's also an outsider in this society. Androids are sort of an underclass. People don't really regard them as having fear, you know, they don't care about them. And I think we all, stories encourage us to identify with underdogs, with outsiders. So that works in her favor. Bisogna dire che è anche molto un outsider, qualcuno, gli androidi non sono molto considerati nel mondo che ho inventato, per cui in realtà la storia ti chiede proprio di identificarti con qualcuno che vive ai margini della società. E invece a Tony chiederei se ci racconta appunto della madre di Eva Nine, ma anche poi di come Eva Nine entra in contatto con il mondo in superficie, che scoprirà che è un mondo meraviglioso perché è pieno di creature fantastiche e nello stesso tempo anche un po' spaventoso, nel senso che lui mescola sempre il fantastico e il meraviglioso, quello che ti affascina con quello che un po' ti impaurisce, che è una delle cose molto belle del suo stile. Well, I think when I, the robots, at least in America, there's a lot of this. There's a lot of this everywhere I look. If I'm in New York City, this is all I see. And so I sometimes worry that maybe we are becoming a bit robotic that way and so reliant on our technology. Eva 9 was raised by a robot, and it was partially a reflection of what I was going through in my life. Our daughter was born, and we were, my wife and I were, you know, we were up for feeding, then take her, she's in a nap, and then, you know, a couple hours later, she's up, and then there's a nap, and then there's playtime, and then there's this, and it's very much a schedule. And even now, you know, I get up in the morning, we have breakfast, I take her to school, my wife picks her up, we come home, do homework, go to bed, the next morning. So there's that rhythm that's happening that feels, you could check out and be robotic about it, or you can actually partake in their life. And so that, I think, was the inspiration for Mother and her character in The Search for Wandla. The premise of, you want to do that part first, then I'll answer the second one. La fascinazione per i robot. Beh, negli Stati Uniti c'è, come potete immaginare, un sacco di gente che semplicemente si affida completamente alla tecnologia, che non fa altro che usare il proprio telefono, per cui è sicuramente un tema piuttosto interessante per me. E poi c'è una parte che invece ha a che vedere con la mia vita personale. Quando è nata mia figlia mi sono reso conto che io e mia moglie siamo entrati in questa sorta di routine sempre uguale, che ha qualcosa della macchina, no? Per cui cambia i pannolini, fai da mangiare, fai il pisolino, eccetera. E in realtà puoi fare queste cose esattamente come se tu fossi un robot, puoi anche farle invece in maniera più partecipata, con sentimenti umani, ma questa è stata l'ispirazione per il robot
mother, e faceva proprio parte della mia vita di quel momento. As far as the world that Eva comes up from underground to visit, it's very much the opposite of Alice in Wonderland, who goes down underground. Eva comes up from underground, and it was very much inspired by books I loved as a child. Alice's Adventures in Wonderland, Peter Pan, The Wonderful Wizard of Oz, Pinocchio, all these fantasy worlds. In the end of most of those stories, the hero leaves the fantasy world and goes back to the real world. And I never understood why. I would have wanted to stay. And so I thought, well, what if she comes up to the surface and that fantasy world is reality from here on in. And it's about her adapting to that reality, because that's real life. That's what we have to do in order to survive, is we have to continually adapt to new realities that we face in our real world. And that I'm just using it as a metaphor of, okay, now this has happened and this is the world we lived in. Okay, this unexpected thing happened and now this is the world we live in. So it's very much, in some ways, a story of me as a middle-aged man reflecting on life and looking forward to the second half of his life, but also me reflecting on the life of my daughter and the world that she will inhabit while I'm with her and after I'm no longer with her. In questo libro Eva è un po' speculare rispetto ad Alice, perché Alice scende in un mondo delle meraviglie, mentre Eva sale in un mondo che è altrettanto strano, fantastico e meraviglioso. Sapete, quando leggevo romanzi per ragazzi che mi piacevano tantissimo, come Pinocchio, come Peter Pan, c'era sempre questo fatto che alla fine il protagonista lascia il mondo incantato e torna nel mondo reale. E io non volevo che succedesse questo, mi chiedevo, ma perché deve essere sempre così? E quindi ho voluto fare un mondo fantastico che è il mondo reale della protagonista, e tutta la storia è il suo adattarsi al mondo fantastico che per lei è il mondo reale. E questa in realtà è un po' la metafora di me, uomo di mezza età, che mi rendo conto che nella vita ti succedono delle cose strane, inattese, meravigliose, e che tutta la vita è un po' il tuo cercare di adattarti a questo. Ed è anche una riflessione per me sulla vita di mia figlia, sul suo uscire in questo mondo che per lei è pieno di meraviglie, e anche sulla sua vita con me adesso che ci sono, e poi dopo, quando non sarò più con lei. Io in realtà avrei altre 16 domande da fare a loro, ma vedo che il tempo sta per scadere. C'è qualcuno di voi che ci tiene a chiedere qualche cosa in particolare? Perché allora, abbiamo magari un microfono per lei, o arrivano? Arriva un microfono per te, perché non voglio essere egoista, quindi vi lascio. Salve, buongiorno. Io volevo chiedere ad entrambi gli autori qual è la cosa più difficile nello scrivere e qual è invece la cosa più bella di scrivere un libro. What's the most difficult thing about writing and what is the most beautiful? Do you want to take that one? See. It is difficult to write, and it's difficult to... The most difficult thing is when you have an image or an idea in your mind and you can't find the right way to turn it into a story on the page. And that can take years. It can take years to get it right. And then sometimes it just comes. Sometimes it's like, you know... It just flows, and you write and write and write, and it all is wonderful, and then that's beautiful. But it actually doesn't matter, because sometimes it just comes naturally, and sometimes it's just as if you can fly, and sometimes it's as if you have to build a huge, complicated, ramshackle machine to get you up to where you want to be. But it doesn't matter, because in the end you're flying, and what matters is what's in the book at the end. So hopefully to the reader, you won't know whether this came naturally or whether this was years of hard work. Does that make sense? Yes.
Yes, yeah. Definitely. Scrivere è difficile, o comunque può essere difficile. La parte più difficile per me è quando hai un'immagine ben chiara in mente, ma non riesci a trovare il modo di trasferirla sulla pagina. E, a volte ci possono vedere anni, a volte è un attimo e ti viene assolutamente naturale ed è un flusso continuo di scrittura. Ma in realtà questo non importa, perché sia che ti venga estremamente naturale, sia che tu abbia la necessità di costruire tutto un macchinario estremamente complesso per riuscire a esprimere quello che vuoi, alla fine, almeno lo spero, il lettore non se ne accorge ed è semplicemente come volare tutto il tempo quando stai leggendo. Oh, my turn. The most difficult thing is when you sit down and you look at the text you've written and you're like, this is unbelievable. I can't believe how amazing this is. And then you read it out loud to somebody and you realize really how horrible it is. And then you revise it. And then you're like, okay, now we've got it, it's great. And then you read it out loud again and you realize it's still not that great. And then you write it again and again and again. And then you're like, it is the most beautiful prose I've written. And your editor says, well, this word's spelled wrong, your punctuation's off, and it makes no sense. But the most rewarding thing by far is when I'm at an event like this and someone comes up to me and says, my favorite book is this book that you wrote, or my child learned to read because of this book that you wrote. And that is something you don't think about when you're writing. You're just trying to get it out of your soul and onto paper. And the fact that you can inspire or touch another person is true magic. Mi sa che se c'è un'altra domanda, se no io vi do qualche... Volete che la traduca? Ok. No, perché giustamente c'erano applausi, quindi sicuramente qualcuno di voi ha capito, però magari lo traduco per quelli che non hanno capito o comunque... Per me la cosa più difficile è quando mi metto lì e guardo quello che ho scritto e dico, oh, questo è veramente bello. Poi lo leggo a qualcuno ad alta voce e mi rendo conto di quanto in realtà è orribile. A questo punto faccio una revisione, lo cambio, lo leggo e mi rendo conto che non è ancora proprio perfetto. A quel punto faccio un sacco di revisioni e un'altra e poi un'altra. A questo punto è veramente il pezzo di prosa migliore che sia mai stato scritto. Lo porto dall'editor e l'editor dice, qua c'è un errore, qui la punteggiatura non funziona. E comunque non ha senso tutto. Ok. Thank you. Ma vi dirò, è vero che tutto questo è molto difficile, ma quello che è... poi ti ricompensa di tutto, è quando qualcuno ti dice questo libro che hai scritto è il mio libro preferito, oppure mio figlio ha imparato a leggere perché voleva leggere il tuo libro. E queste cose non sono cose a cui pensi quando stai scrivendo, tutto quello a cui pensi è buttare fuori della roba che hai dentro, ma il fatto che poi tu sia in grado di essere di ispirazione per le persone o di toccarle profondamente è qualcosa di impagabile.